Adesso dobbiamo invece fare un'altra differenza, ovvero ci sono degli incantesimi che, come abbiamo visto, sono incantesimi a contatto, quindi voi dovete toccare la creatura e quindi dovete essere adiacenti, ma ci sono anche degli incantesimi che sono contatto a distanza, quindi voi sarete distanti, ma è come se andate a toccare l'avversario. Ci sono anche degli incantesimi che non sono contatto a distanza, ma sono incantesimi puri e semplici a distanza, ad esempio il dardo incantato, un incantesimo per fare danno. Adesso però dobbiamo dividere le due cose, perché esiste il bersaglio e l'area, quindi ci sono incantesimi che colpiscono un singolo bersaglio, ci sono incantesimi che colpiscono più bersagli. Solitamente per ogni bersaglio si fa un tiro per colpire, quindi anche qui, se è specificato nell'incantesimo, deve essere fatto un tiro per colpire, ma ci sono anche degli incantesimi ad area. E quando si intende ad area, bisogna capire l'area, quanto è grande, quindi in quadratini, da un metro e mezzo l'uno, e andare a vedere qual è l'area che colpisce. Ad esempio, la palla di fuoco è un incantesimo a distanza, perché comunque lo potete usare a distanza, non colpisce un bersaglio e quindi non ci sarà bisogno di fare tiri per colpire, colpisce un'area e tutto ciò che si trova all'interno di quell'area subirà i danni. Mentre invece il dardo incantato, abbiamo visto prima che è un incantesimo a bersaglio, quindi voi indicate un bersaglio, fate un tiro per colpire e colpite quel bersaglio. Ovviamente il tiro per colpire va fatto solo ed esclusivamente se il testo dell'incantesimo dice fate un tiro per colpire. Altrimenti colpite in automatico il bersaglio. Però è specificato anche nel testo dell'incantesimo se l'avversario può fare un tiro salvezza in una delle sue caratteristiche per togliere tutti i danni, dimezzarli e così via. Bisogna anche vedere però il getto dell'incantesimo, perché ci sono incantesimi che fanno partire dal corpo dell'incantatore una scia di energia e tutto ciò che si ritrova tra lui e questa scia viene colpito. Quindi si può colpire un'area, ma si può anche far partire l'energia dal proprio corpo e colpire tutto ciò che abbiamo davanti. Ad esempio, possiamo avere la linea, possiamo avere il cono, possiamo avere la sfera e possiamo avere il cubo, oppure possiamo avere il cilindro. Questi sono essenzialmente i raggi di energia che possiamo lanciare, e quindi abbiamo visto anche l'area e il bersaglio.